Io chiedo scusa al signore che è seduto in prima fila se non sono stato capace di essere essenziale. Allora, investimento in capitale umano, che significa, a mio avviso, rendere centrale l'accettazione della cultura delle regole, della cultura della legalità, perché se noi continuiamo ad oggi a investire, magari in maniera anche intelligentissima, in infrastrutture, e poi gestiamo l'investimento in maniera criminale, beh, allora non si può andare avanti. Su quattro ruote, scusate, perché poi diventa un fiume in piena, su quattro ruote, l'ultimo numero, c'è un servizio dedicato allo svincolo della A3 a Gioia Tauro. Probabilmente se ne sarà occupato anche il dottor Nicola Gratteri. A me viene da ridere quando penso che soldi pubblici con la corresponsabilità dell'ANAS, i cui vertici vengono scelti, mi pare a Roma, mi pare dal governo, facciano collusione con la criminalità organizzata. A me viene da ridere quando un governatore della Calabria, pur sapendo che alcuni suoi consiglieri sono stati iscritti sul registro degli indagati, poi li nomina assessori dicendo che si assume lui la responsabilità politica di tutto ciò, poi gli arriva la richiesta ulteriore e quindi però non è successo nulla. Allora, se noi non poniamo questi paletti non andiamo da nessuna parte. Detto questo, io molto più sommessamente di voi ho letto, ho conosciuto e ho imparato, perché è bello imparare, da Piero Bevilacqua, che è un catanzarese che ha molto più ascolto a Roma piuttosto che qua, idee fondamentali per far ripartire il sud. Il risultato, Piero Bevilacqua non è mai stato chiamato ad Unical, e come lui anche Augusto Placanica, perché erano meridionali intelligenti che i meridionali pezzenti hanno mandato a fanculo.